E poi t'ho già vista qui altre volte. Sai, anch'io mi interesso di... sì, di arte. Ti ringrazio per il portamonete. Era un ricordo del nonno. Bentornati in soffitta e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast dedicato alle bellissime B-Movie Girl che hanno lasciato il segno nel cinema italiano. Oggi vi parlerò di una donna che ha affascinato non solo l'Italia ma il mondo intero con la sua bellezza naturale e il suo talento incommensurabile. Stiamo parlando di Leonora Fani. La sua carriera artistica è legata principalmente al cinema di genere popolare in voga negli anni 70. Contraddistinta da una bellezza acerba, soprattutto all'inizio le vengono affidati ruoli adolescenziali che segnano in maniera indelebile il suo percorso d'attrice. Ma andiamo con ordine. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, belle, bellissime come la nostra Leonora Fani. Nata come Leonora Cristofani nel 1954 a Crocetta del Montello, Leonora è dotata di una bellezza quasi acerba e un viso a acquazzapone che, sin dall'inizio della sua carriera, l'ha fatta notare. A soli 19 anni esordisce nel film Metti che ti rompo il muso, diretto da Giuseppe Vari, un film che è un mix di azione, scazzottate e inseguimenti, condito con un pizzico di erotismo che non guasta mai. Ma Leonora non è solo una faccia carina, oh no, il suo fascino naturale e quel suo aspetto acerbo da Lolita l'hanno resa la scelta ideale per una serie di ruoli in film di genere erotico. Per la gioia dei suoi fans è anche apparsa senza veli su riviste iconiche come Playman e Playboy. L'unico problema è che io ho una colite nervosa, allora quando mi devo spogliare sto più agitata di quando recito vestita, allora mi gonfio tutta, il che mi serve perché sono... spesso e volentieri molto magra, no? Allora il regista preferirebbe vedermi un po' più in carne, allora mi gonfio, l'unico problema è questo, perché per il resto non mi importa proprio niente. Oltre ai film erotici, Leonora ha mostrato la sua versatilità lavorando in commedia italiana come Amore mio non farmi male e Sono tornate a fiorire le rose, al fianco di nomi celebri come Walter Chiari e Luciano Salce. In particolare è stata la protagonista nel film Nenè di Salvatore Samperi, un altro tassello che accresce il suo profilo artistico. La bellezza di Leonora Fani è una di quelle che ti fa fermare e guardare. Non solo perché è attraente nel modo tradizionale, ma perché c'è qualcosa di vulnerabile, di reale in lei. È una bellezza che racconta storie, che cattura l'essenza di un'era che continua ad affascinare ancora oggi. Naturalmente vorrei conoscere anche la tua opinione, scrivimi in un commento cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo fammelo sapere con un like. Ma non lasciamoci trarre in inganno dalla sua apparente ingenuità e fragilità. Leonora Fani è fatta di pura ambizione e determinazione. Sentendosi soffocare dalla vita provinciale veneta e non condividendo l'educazione che le viene impartita, decide di abbandonare il suo paese natale. Come un uccello che finalmente si sente libera dalla gabbia, Leonora vola a Roma e inizia una nuova vita. Signora, ma lei è soddisfatta del successo di sua figlia? Ah, guardi, una gioia immensa. Sa perché? Per la faccia di cornudesi, cioè il mio paese è cornuda. Con la D, non con la T, cornuda. Da non confondere. Ecco, per la faccia di loro mi sento orgogliosa e mi vanto di avere una figlia veramente brava. Per me è brava, per gli altri non ha importanza se è brava o no, per me sì. Ma l'avete detto che mia madre, la signora qui... Sì. No, perché dico... Guarda, sì, sono tua madre. Nel thriller Pensione pura di Francesco Barilli, Leonora affronta ancora una volta un ruolo di primo piano e a confermare la sua versatilità e il suo coraggio artistico posa nuda per la rivista Playman e l'edizione italiana di Playboy. Leonora è un'incarnazione di audacia e di libertà, una musa per una generazione in cerca di nuovi orizzonti. Nel 1974 la sua carriera prende una svolta decisiva con il film La Svergognata di Giuliano Biagetti.
Immaginatevi l'incantevole coste dell'isola di Ischia come sfondo, mentre Eleonora incarna Ornella Bernardi, una giovane milanese che finisce per essere l'ossessione di un uomo molto più grande di lei. L'uomo in questione è Fabio Lorenzi, interpretato da Philippe Leroy, uno scrittore in crisi creativa e emotiva, sposato con la splendida Silvia, interpretata da Barbara Boucher. Non è difficile capire perché Fabio perda la testa per Ornella, eh? Lo stesso anno, Leonora è protagonista in Amore mio non fammi male. Accanto a lei troviamo Walter Chiari, Luciano Salce e Valentina Cortese in un film che racconta le peripezie di due adolescenti che tentano di esplorare la loro sessualità, ma sono continuamente ostacolati dal destino. E come se non bastasse, il successo di questo film porta un sequel l'anno successivo, intitolato Sono tornate a fiorire le rose, che vede anche il ritorno del cast originale e del regista. Ma Leonora Fani è inarrestabile e non si ferma qui. Nel periodo successivo la vediamo in una serie di film che coprono svariati generi, spesso in ruoli che sfruttano la sua particolare alchimia tra innocenza e sessualità. Nel Domestico, di Luigi Filippo D'Amico e Per amore di Cesarina, Leonora continua ad arricchire il suo curriculum cinematografico, sebbene con parti più contenute. Ma è nel 1975 che Leonora brilla in Lezioni private di Vittorio De Sisti, con un cast che include l'icona di Hollywood Carol Baker insieme a Femi Benussi, Renzo Montagnani e il cantante Ron, qui col suo vero nome, Rosarino Cellammare. Il film segue l'avventura sessuale di un giovane musicista. E chi potrebbe essere la sua guida migliore se non Leonora stessa? Lei è l'incarnazione dell'innocenza matura, una sorta di musa per il protagonista. Nel 1976 Leonora è nuovamente la stella di uno scenario erotico, questa volta nel film Calde Labbra di Demofilo Fidani. Qui interpreta Francesca, una ragazza di 16 anni con un animo tormentato e una vita familiare altrettanto difficile. Trova consolazione tra le braccia di Lise, un'insegnante francese. E per i più audaci c'è anche una versione hardcore del film, rilasciata in VHS nel 1985 con il titolo di Burning Lips. Eh sì, Leonora Fani è stata davvero una forza della natura nel cinema italiano degli anni 70, capace di passare dal genere erotico al dramma alla commedia sexy italiana. Il suo talento e la sua bellezza la rendono una delle attrici più versatili e affascinanti del suo tempo. Certo, la carriera di Leonora Fani è stato un percorso di continua evoluzione ed è finalmente con il film Nenè di Salvatore Semperi che Leonora trova un ruolo che le permette di dimostrare tutta la sua bravura come attrice. Questo film, tratto dall'omonimo romanzo di Cesare Lanza, la vede nel ruolo di Nenè, una quindicenne matura e disinibita che diventa la figura cruciale nella vita del giovane protagonista. È un ruolo che evidenzia la complessità del suo talento, mettendo in mostra non solo la sua bellezza, ma anche una profonda sensibilità artistica. Tuttavia, come spesso accade nel mondo del cinema, la carriera di un attore può avere alti e bassi. Gli ultimi film, come Giallo a Venezia di Mario Landi e Uomini di parola di Tano Cimarosa, non sono considerati tra i suoi lavori migliori. Infine, l'ultimo film prima del suo ritiro definitivo, Difendimi dalla notte del 1981, diretto da Claudio Fragrasso, è un thriller che purtroppo non è mai stato distribuito in Italia. Ma a prescindere dai successi e dagli insuccessi, una cosa è certa: Leonora Fani ha sicuramente lasciato un'impronta nel cinema italiano internazionale. Con il suo fascino da Lolita e la sua abilità di adattarsi a una varietà di generi, Leonora è un'icona di un'epoca che manca tanto e oggi un'attrice di straculto tra gli appassionati di cinema. Il mistero che avvolge il ritiro di Leonora Fani è proprio uno di quegli enigmi che rendono il mondo del cinema così affascinante. Dopo aver fatto sognare il pubblico, Leonora scompare dalle scene nel bel mezzo degli anni Ottanta, lasciando un vuoto e moltissime domande senza risposta. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.